Speciale Fantacalcio, rubrica dedicata alla tua fantasquadra. La tua fantasquadra Shiro Gaipa dopo la... Il doppio jingle live. Prego Shiro, vai. Allora, top 11 di questa fantastica settimana di fantacalcio che... Magari a qualcuno sta andando bene, a qualcun altro meno bene. Purtroppo, insomma, sono annate che capitano. Sono annate che capitano. No, io non faccio proprio chi. No, scherzi a parte. Vai, andiamo Ciro a leggere la nostra top 11. Chi c'è? Allora, tra i pali abbiamo deciso di premiare ovviamente Pepe Reina, perché la partita con la Spal sembrerebbe, direi, abbastanza tranquilla per la difesa del Napoli, e poi comunque la migliore del campionato a pari merito con quella della Juventus, e quindi premiamo Pepe Reina. In difesa un altro giocatore del Napoli, cioè Koulibaly, che sappiamo essere assolutamente indiscutibile nonostante la prova non tanto convincente con il Lipsia, ma sappiamo che Koulibaly in campionato è un altro giocatore. Poi la difesa si completa con Romagnoli del Milan, che sta disputando un buonissimo periodo della sua stagione, e De Vrij della Lazio, che giocherà contro Stefan il Verona. De Vrij, sì. A centrocampo, belle scelte, direi, perché abbiamo deciso di premiare Under della Roma, che sta facendo la differenza proprio per i colori giallorossi in questo periodo. Poi c'è Bernardeschi, 4 gol e 4 assist nelle ultime uscite. Gioca? Quindi gioca lui? È in dubbio con Douglas Costa, però noi lo vogliamo inserire lo stesso, perché anche a partita in corso può essere comunque un giocatore decisivo con i suoi spunti. Poi João Pedro, che giocherà contro il Chievo quest'oggi, e per lui potrebbe essere una buonissima occasione. E Milinkovic-Savic, che con la sua Lazio invece ospiterà il Verona. Il tridente invece sarà formato dal Dries Mertens, che tornerà quindi dal primo minuto in campo con il Napoli. Patrick Cutrone, la grande rivelazione di questo Milan, ma di questa Serie A, con il Milan, che giocherà appunto in casa con la Sampdoria. E poi Ciruzzo Immobile, sempre il capocannoniere di questa Serie A, che contro il Verona vuole ritrovare la via della rete che manca da qualche settimana. Riepiloghiamo velocemente la nostra top 11, che quindi sarà composta da Pepe Reina tra i pali, Koulibaly, Romagnoli e De Vrij in difesa, Onder, Bernardeschi, João Pedro e Milinkovic-Savic a centrocampo, Mertens, Cutrone e Immobile in attacco.